Immagina di trovarti su una montagna sacra, avvolto dal silenzio e dalla maestosità della natura. Immagina di essere su una spiaggia deserta al tramonto, con il suono delle onde che lambiscono la riva e il cielo che si tinge di colori caldi e avvolgenti. Mentre respiri profondamente, senti una calma interiore che ti avvolge. Questo è un viaggio di scoperta interiore in cui ti accompagnerò. Ogni passo che compiamo insieme ti porterà più vicino alla tua essenza più profonda e alla saggezza che risiede dentro di te. Lascia che le parole ti illuminino, ti ispirino e che possano dissipare i tuoi dubbi lungo il cammino. Nessuno è troppo occupato. È solo una questione di priorità. È solo una questione di saper scegliere ciò che è davvero importante per te. Se qualcosa ti rende felice, mantienilo per te stesso. Non tutto deve essere condiviso. A volte, la vera gioia risiede nella tranquillità del silenzio. Ma come si può sapere di chi fidarsi? Sii cauto con chi riponi la tua fiducia. Il sale e lo zucchero sembrano uguali. Non dipendere troppo dagli altri, perché anche la tua ombra ti abbandona nell'oscurità. Pensa a quando hai fatto affidamento su qualcuno e nel momento del bisogno quella persona non c'era. Affidati a te stesso prima di tutto. Ricorda, alcuni dei momenti migliori della tua vita non sono ancora accaduti. Le cattive abitudini sono come un letto comodo, facile nell'entrarci, ma difficile da lasciare. Ogni volta che scegli di migliorare, stai preparando il terreno per quei momenti futuri. È comprensibile che a volte ci possiamo sentire sopraffatti dal giudizio degli altri. Mantieni la calma. Ci sei già passato e ne uscirai di nuovo. Sei comunque giudicato, quindi sii chi desideri essere. Lavorare duramente senza aspettarsi riconoscimenti è come piantare un seme sapendo che un giorno germoglierà, anche se nessuno ti vede farlo. Se non lasci andare le persone sbagliate, non incontrerai mai quelle giuste. Quante volte hai trattenuto qualcuno nella tua vita per paura di rimanere solo, per poi scoprire che la loro presenza ti frenava? Comprendo che è difficile lasciare andare, ma se non controlli la tua mente, qualcun altro lo farà. Cadere di tanto in tanto è parte del percorso, ma ogni volta che cadi diventi più forte. Ricorda, il fallimento è solo un passo verso il successo. Lavora sulla tua professione per guadagnarti da vivere. Lavora su te stesso per creare una fortuna. Ci sarà sempre qualcuno che non vede il tuo valore. Non lasciare che sia tu quella persona. Fai ciò che nessun altro può fare e diventerai ciò che nessun altro può essere. Pensa a 5 anni fa, quando sognavi di essere dove sei ora. Non sottovalutare i tuoi progressi. Se le persone ti trattano come un'opzione, lasciali come una scelta. Valorizza l'esperienza più dei beni materiali, perché i ricordi sono i veri tesori della vita. Molte persone ti amano. Non concentrarti su chi non lo fa. Giocare sul sicuro è la cosa più pericolosa che puoi fare nella vita. Non essere mai imbarazzato di lottare. Non c'è vergogna nel lavorare sodo per raggiungere ciò che desideri. Ricorda, remare più forte non aiuta se la barca va nella direzione sbagliata. Ma come trovare chiarezza? La tua visione sarà offuscata, ma con il tempo diventerà chiara. Prenditi cura del tuo corpo. La salute è un'altra forma di ricchezza. Non vieni pagato per l'ora, ma per il valore che porti all'ora. Migliorare te stesso dovrebbe occuparti così tanto da non avere tempo per criticare gli altri. Custodisci bene i tuoi pensieri quando sei solo e le tue parole quando sei in compagnia. Il tuo peggior nemico è il tuo muscolo più forte, la tua mente. Allenala bene. Non reagire, tagliali fuori in silenzio. Il fatto che non sei dove vuoi essere dovrebbe essere sufficiente motivazione. Fondamentalmente bisogna rimanere disciplinati. Ma come? La disciplina è saper scegliere tra ciò che vuoi ora e ciò che vuoi di più. Smetti di raccontare tutto a tutti. La maggior parte delle persone non si interessa e alcune vogliono segretamente che tu fallisca. Prepararsi è già metà della vittoria.
Parlare senza pensare è come sparare senza mirare. Non andare dove il sentiero può condurre. Vai invece dove non c'è sentiero e lascia una traccia. È un processo lento, ma arrendersi non lo accelererà. Quello che viene facile non dura, quello che dura non viene facile. Non rovinare un buon oggi pensando a un cattivo ieri. Lascialo andare. Ma come si può evitare il confronto con gli altri? Il progresso degli altri non rende il tuo meno importante. Piccolo cerchio, vita privata e mente serena. A volte creiamo le nostre delusioni con le aspettative. Lascia che sia. Se deve essere, sarà. Sii reale. Salva il tempo di tutti. Non condividere la tua vita personale con chiunque. Non lasciare che qualcuno abbia qualcosa che potrebbe farti male. Abbraccia la solitudine come un momento di riflessione e scoperta di sé. Non lasciare mai che qualcuno ti faccia sentire come se non meritassi ciò che desideri. Crescerai mentalmente debole quando la tua vita sarà troppo confortevole. Condividere i tuoi successi è essenziale, ma evita di esagerare ogni piccolo traguardo. Le conquiste più significative emergono spesso dalle profondità dell'avversità. Gli errori sono pietre miliari, non blocchi stradali. Impara da essi e vai avanti. Il momento in cui lasci andare la tua disciplina è il momento in cui ti arrendi a te stesso. Meglio fatto che perfetto. Il tuo peggior nemico potrebbe essere qualcuno di cui ti fidi di più. Attenzione ai lupi travestiti da pecore. Prendersi cura di sé non è egoismo. È essenziale per una vita equilibrata e appagante. Il valore del tempo diventa evidente quando è passato. Usalo saggiamente. Il successo è ciò che accade dopo che hai superato tutti i tuoi errori. I vincitori si concentrano sulla vittoria. I perdenti si concentrano sui vincitori. Prima che accada qualcosa di grande, tutto cade a pezzi. Un giorno capirai perché l'universo o Dio ti ha fatto aspettare. Per la tua pace mentale, non lasciare che le persone sappiano troppo di te. Se dici la verità, non devi ricordare nulla. Se qualcuno ti dice che non puoi, ti sta mostrando i suoi limiti, non i tuoi. Se vivi per l'accettazione degli altri, morirai dal loro rifiuto. Ci sono due tipi di dolore, uno che ti ferisce e l'altro che ti cambia. Sii egoista con il tuo tempo. Molte persone non lo meritano. Il silenzio è la migliore risposta a chi non valorizza le tue parole. La paura è temporanea, il rimpianto è per sempre. Le scuse rendono l'oggi più facile, ma il domani più difficile. La disciplina rende oggi difficile, ma il domani più facile. Non arrenderti. Sei più vicino di quanto pensi. A volte essere soli è la migliore medicina per l'anima. Il tuo futuro ha bisogno di te. Il tuo passato no. Non bruciarti due volte con la stessa fiamma. Preoccuparsi di perdere è perdere prima di iniziare. Cadiamo, ci rompiamo, falliamo, ma poi ci rialziamo, guariamo e superiamo. Sacrifica alcuni anni di comfort per decenni di libertà. Abbi pazienza. Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. Le difficoltà spesso preparano una persona ordinaria a un destino straordinario. Il pensiero positivo ti permetterà di fare tutto meglio del pensiero negativo. L'unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. Non lasciare che ieri occupi troppo del tuo oggi. Se ti stanchi, impara a riposare, non a smettere. I due giorni più importanti della tua vita sono il giorno in cui nasci e il giorno in cui scopri perché. Il tuo passato è un luogo dove imparare e crescere, non un luogo dove vivere. Non affrettare il processo, fidati di esso. Le cose grandi richiedono tempo. Ora che abbiamo condiviso insieme questo viaggio di saggezza e riflessione, porta con te queste lezioni e applicale nella tua vita quotidiana. Se questo video ti ha ispirato, ti invito a iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Grazie per aver dedicato del tempo a te stesso e a questo viaggio. Ti auguro pace, saggezza e forza nel tuo cammino. Ricorda, sei capace di cose straordinarie. Abbi cura di te e continua a esplorare la meraviglia della tua esistenza. Namaste.